Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci troviamo su Dissidia, Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese, perché oggi finalmente pulliamo. Dopo l'ultimo banner, ovvero quello di 8, che è andato in maniera a dir poco impressionante, non ci sono parole per descrivere la situazione di quei pull. Oggi si pulla per l'istruttore. Ebbene sì, Kurasame da Type Zero finalmente fa il suo ingresso in campo. Andiamo subito a vedere il banner. Il personaggio in questione è un personaggio abbastanza particolare. Purtroppo, oserei dire, non come ci potevamo aspettare. Personaggio che possiede una meccanica unica, ovviamente, nel senso di Enchant Imperil a se stesso di elemento ghiaccio. Questo ovviamente era quasi scontato, però il fatto che non dia Enchant al party un pochettino lo lascia lì, su quel confine tra l'essere buono e l'essere me. Diciamo che di per sé non fa nulla di eccezionale, nulla di nuovo, se vogliamo dirla tutta. Però i danni sono quelli che ovviamente contano, soprattutto se ci avviciniamo in quella che sarà la nuova era delle Lufenie, ma soprattutto quello che sarà il livello 80. Avere un Kurasame praticamente buttato lì prima dei livelli 80 e prima di il nuovo power creep, chiamiamolo così, del gioco, in realtà non è una cosa così positiva. Infatti è per questo che comunque ho deciso di pullare, perché essendo gli ultimi personaggi livello 70 sono sicuro saranno compatibili e saranno comunque utilizzabili per tutto il primo periodo dei livelli 80, e su questo ovviamente non c'è dubbio, così come è stato con i personaggi al 60 eccetera eccetera. Anche se devo essere onesto, non ci sarà secondo me tutto questo divario dal 70 all'80, così come lo è stato il 60 col 70. Tra character board, summon board e tutto quello che c'è, secondo me, almeno per quello che immagino, la differenza si assottiglia decisamente. Comunque, oggi come al solito vi regalo due free pull e ovviamente i ticket qualora dovessero essere necessari. Il primo banner free che andiamo a scovare, dove sei, eccolo qua, e il banner con tutte le ex disponibili. Come sapete, ogni giorno è disponibile un free pull. Io ovviamente sto accumulando i G-Token per prendere il libro, che è assolutamente ottimo, e oggi tra l'altro ne prenderemo uno, anche perché, se vi faccio vedere, non esistono punteggi per altri piti, esistono solo per libri e per Power Stone. Quindi io direi di cominciare con la free pull, che è questa. Vediamo che cosa otteniamo e vediamo se il buongiorno si vede dal mattino e magari possiamo svegliarci nella maniera migliore, dato che oggi è anche lunedì, quindi sappiamo già benissimo che cosa vuol dire affrontare un lunedì. Allora, non ho contato quante sono in realtà, però sono... ok, queste sono tre Power Stone, mi va benissimo. Le Power Stone ormai non sono mai superflue, quindi avere tre Power Stone va benissimo. Ok, ritorniamo adesso a noi perché anche qui abbiamo la free pull e poi abbiamo anche 130 ticket. Tra l'altro questa è anche una vendetta personale per me, perché guardate chi c'è nel banner, ovvero Seifer. Se vi ricordate, Seifer, quel maledetto, mi è sfuggito con ben 300 ticket. Oggi potrebbe essere il giorno della mia vendetta. Non lo so. Intanto puntiamo alla LD, che è la cosa fondamentale. LD di Kurasame, assolutamente da prendere, come tutte le LD solitamente, però con free pull e con tutti questi ticket, diciamo, approfittarne sarebbe quasi un reato. E tra l'altro capita in un periodo perfetto, perché poi Bahamut mi darà la possibilità di riguadagnare altri 300 ticket, quindi l'ossigeno ci sarà.
l'ossigeno ci sarà, considerando anche tutte le gemme che andremo a farmare. Quindi, detto questo, io direi di cominciare. E niente, vi lascio i pull e noi, come sempre, ci sentiamo dopo. La 35. Adesso tickets.
Beh, che dire. Il banner, io sto capendo che dove ci sono alcuni personaggi, io non debbo bullare. Perché sono proprio dei banner maledetti. Dei banner cursed, come si suol dire. E il mio cursed in questo caso è Seifer. Cioè, ho trovato Edgar. Ho trovato un'altra burst di wall. Rendiamocene conto. E niente di Kurasame. Cioè, solo 15 e 35. Manca un ex e un LD. Quindi, vabbè. Diciamo che da un lato sono abbastanza fiducioso perché ancora devo prendere tutti i ticket del, diciamo, dell'evento di Kurasame. Devo prendere i ticket delle mastery, delle masterboard di Kurasame. Quindi diciamo che ancora una piccola scorticina di un altro centinaio di ticket ce li abbiamo. Non so se li tirerò off camera o se registrerò una seconda parte o se addirittura li tirerò in live. In base alla mia giornata, in base a come sono combinato, poi deciderò il da farsi. Io direi che però per il momento è tutto. Io spero che questo video vi sia potuto piacere. Grazie ancora per essere stati con me e buona fortuna per i vostri pull.